bentornati all'Ariston Multisala e bentornati su Fotogrammi, il consueto appuntamento che vi aggiorna sui film in proiezione all'Ariston Multisala. Partiamo subito con l'appuntamento del mercoledì sera con il film de sé, spettacolo unico ore 21:15. Questa settimana vi proponiamo l'ultimo film di Roberto Faenza, Un giorno questo dolore ti sarà utile, il film che Faenza ha tratto dal romanzo di Peter Cameron e che ha girato a New York. Passiamo poi a giovedì sera con lo spettacolo unico ore 21 per il film in lingua originale. Questa settimana vi proponiamo Paradiso Amaro, l'ultimo film con George Clooney, premiato ai Golden Globes con ben due premi per il miglior film e il miglior attore e il premio Oscar alla migliore sceneggiatura. Ed eccoci all'appuntamento più atteso della settimana, il nuovo film in uscita questa settimana di Woody Allen, il film che tutti hanno definito il film italiano di Woody Allen, italiano perché è girato appunto a Roma. To Rome with Love, questo è il titolo del film. Il film è composto da 4 episodi, nel film recitano molti attori, sia italiani che stranieri. Tra i più, nei ruoli più importanti troviamo il nostro Roberto Benigni, ma troviamo anche Alec Baldwin, Ellen Page, una serie veramente di attori amati da Woody Allen, tra cui anche la Penelope Cruz. Torna a recitare anche Woody Allen in questo divertente capitolo italiano. Dicevo, sono 4 capitoli, 4 diverse avventure che si svolgono appunto nella città italiana e che in qualche modo si sfioreranno e si intrecceranno. In questo film Woody Allen diverte, come al solito appassiona, e ci presenta una Roma forse non del tutto conosciuta, sotto una luce molto solare. Ha fatto diverse riprese sul tramonti della scorsa estate, momento nel quale Woody Allen ha appunto girato il film a Roma, e ci presenta anche qualche scorcio, forse magari anche un po' inedito, qualche viuzza, qualche scorcio della nostra capitale. Sicuramente arriva al cuore e ci fa molto divertire. Qualche episodio diverte di più di altri, però credo che ci sia davvero molta attesa per questo film, se non altro anche perché appunto insomma l'autore è venuto e l'ha girato e tra l'altro anche coprodotto in Italia, quindi vi invito a vederlo e poi insomma credo che ognuno poi avrà la sua opinione. E non dimenticatevi di passare alle casse dell'Ariston Multisala o di prenotare il vostro posto per l'eccezionale anteprima di martedì 24 alle 21:30 per l'attesissimo The Avengers in 3D. Attenzione, perché l'anteprima di martedì avrà anche un contenuto speciale di ben 15 minuti con registrazioni e in diretta via satellite del red carpet e di interviste agli attori protagonisti. Passiamo poi a ricordarvi l'atteso appuntamento, il nuovo atteso appuntamento con la Filarmonica della Scala per sabato 21, con spettacolo e trasmissione appunto via satellite alle 19:45. Vi aspettiamo e buona visione a tutti.